un'esperienza bellissima, emozionante. E auguro a chiunque abbia quest'arte dentro di riuscire a tirarla fuori così, ecco. Voi date questa opportunità ed è bellissima, veramente. Dipingere, che cos'è dipingere per noi che siamo qui? Per me personalmente è un atto di estensione del proprio io e la voglia di raccontarsi, di forse dimostrarsi no, anche se lo facciamo inconsapevolmente. Questa esperienza a Dantebus è qualcosa di veramente eccezionale perché c'è stata un'organizzazione stupenda che ci ha supportato in ogni momento di questo percorso, che mi ha gratificata e mi ha emozionata. Quindi grazie Dantebus, ed è un'esperienza che io rifarei molto volentieri. Certo, la nostra ispirazione rimane sempre la donna, che è il femminile, che è un tema che a noi è molto caro. Vogliamo esprimere praticamente la catarsi interiore della donna nella libera espressione della propria femminilità. Ringraziamo la galleria Dantebus Maruta che ci ha ospitato in questo splendido locale, dove tutti i quadri sono bellissimi, sono espressioni artistiche, dove tutti esprimiamo il nostro io interiore e il raggiungimento massimo dell'espressione dell'interiorità di una persona. Non ha logica quando dipingo, nel senso che dipingo ciò che mi piace. In questo caso il soggetto mi ha ispirato la mia nipotina, che ama molto la danza, e questa sua passione l'ha trasmessa anche un po' a me. Rinnovo i miei ringraziamenti a Dantebus per avermi dato la possibilità di esporre qui in Galleria Margutta. È chiaro che questa opportunità sta realizzando il sogno della mia vita, quello di esporre un quadro in una galleria importante e in una via importante per gli artisti. Ringrazio quindi Dantebus per aver potuto darmi la possibilità di realizzare il mio sogno. Ciao a tutti, sono molto contenta ed emozionata di essere qua e, essendo molto giovane, questa è la mia prima mostra e non mi aspettavo di essere contattata. Infatti ringrazio molto Dantebus per avermi dato questa bellissima opportunità. Attraverso la mia opera ho voluto esprimere qualcosa che a mio avviso nel mondo odierno è venuto a mancare, che è proprio la tenerezza e la delicatezza. E ci tengo a ringraziare la Galleria Dantebus per l'opportunità che mi ha offerto. E sono qui per presentarvi una mia opera, un mio dipinto al quale tengo particolarmente perché fa parte di un periodo molto particolare della mia vita, e durante il quale poi ho vissuto una rinascita, e infatti si chiama Risveglio nella natura, proprio perché mi sono risvegliata a nuovo ruolo e pur intravedendo degli ostacoli, io ho sempre intravisto la luce in tutte le mie opere e ringrazio sempre profondamente la natura, ma soprattutto sono immensamente grata alla vita. Oggi presento il mio quadro Creazione, il confronto tra uomo e natura, e vediamo questo uomo che viene dalle profondità dei mari, porta con sé tutto quello che è la sua creazione, si avvicina alla natura, che in questo caso è rappresentata da una foca, e in realtà l'uomo è pronto a pugnalarla con il suo coltello che ha dietro la schiena. Una
un'attrice affetta da una condizione neurologica che si chiama sinestesia. La sinestesia brevemente è una condizione che fa sì che i sensi lavorino tra di loro in maniera involontaria e costante. Vuol dire che io sento la musica, la vedo. In questo caso il quadro rappresenta la voce di una persona su una tela dipinta al contrario. Perché? Perché si chiama Untold e rappresenta ciò che la gente non dice, quindi la voce dietro la tela. Ho voluto dipingere, disegnare quello che per me è un nuovo mondo, quindi ricoperto di oro, di luce, in cui il Cristo, diciamo, discende sulla terra e riporta l'armonia, la pace e rifà nuovo, diciamo, sceglie terre nuove. Ringrazio la mia famiglia, i miei 6 bimbi, mio marito e tutte le persone che mi sono state vicino in questo percorso e la Galleria Dante Bosch che mi ha dato questa opportunità. L'uomo dovrebbe, non dico sempre ma magari, guardare un po' verso il cielo, verso le stelle, perché innanzitutto deve rendersi conto che è piccolo rispetto a quello che ci circonda ed è un atto anche di umiltà verso la fortuna di essere sulla Terra, pianeta stupendo. Vorrei ringraziare ovviamente la Galleria d'Arte e sperando di continuare a vivere un'altra esperienza simile. Ringrazio la Galleria Dante Bosch che mi ha dato la possibilità e la visibilità per esporre la mia opera intitolata Oremus del mio percorso arte povera. Io attraverso questa immagine sublimo l'arte come forma di protesta, come linguaggio universale, affinché i sentimenti dell'animo umano vengano fuori e riescono a donare all'osservatore tutto ciò che noi abbiamo dentro all'interno. Volevo ringraziare la Galleria Dante Bosch per avermi dato questa opportunità molto importante per me e per farmi esporre questa mia opera. E sono molto felice di questo e questa giornata così particolare per la mia vita e per la mia famiglia la voglio dedicare a mio fratello, persona che tengo nel cuore. Sono molto contento ed emozionato di partecipare a questa esposizione e grazie ancora alla galleria che mi ha dato l'opportunità. La mia opera, diciamo, è molto emotiva e cerco appunto di raffigurare il più possibile delle emozioni, come insomma in questo caso il titolo Pensieri sul mare, insomma, vuole indicare un momento preciso di una nostalgia, ecco, una nostalgia di qualcosa che non c'era mai stato in quel momento preciso. L'arte per me è stata una scoperta straordinaria. Mi occupo di tutt'altro nella vita, ma attraverso quadri come questo sono riuscito a esprimere qualcosa di profondo che era dentro di me. E questa è stata una cosa bellissima che ho piacere di condividere con tutti voi.